Sgominata la banda del parco fluviale, rubavano nelle auto dei turisti, arrestati 4 nomadi, altri 2 denunciati. Serata di gala per il mondiale al Teatro del Giglio, tanti campioni del mondo sul palco, ma pesa l'assenza di Mario Cipollini, iridato 2002. Lucchese di rigore col Formigine, decide la rete di Aliboni dal dischetto, prestazione convincente dei rossoneri, poco però il pubblico al Porta Elisa. Buone indicazioni da Orzi Nuovi, la Pallacanestro Lucca asfalta nella finalina del torneo Triviglio, subito bene il nuovo americano Conger. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione su Di Lucca. In apertura alla cronaca, la polizia di Lucca ha sgominato un clan familiare dedito ai furti nelle autovetture dei turisti sul parco fluviale. Le manette sono scattate per 4 nomadi, mentre 2 le persone denunciate a piede libero. I dettagli nel nostro primo servizio. Pattuglie in borghese e poliziotti travestiti da turisti sono state le carte messe in gioco dalla questura di Lucca per sgominare un clan familiare dedito ai furti nelle autovetture lungo il parco fluviale. Un'operazione durata più di 2 mesi, nella quale la polizia lucchese è riuscita a raccogliere le prove che a razziare le auto dei turisti non fossero ladri diversi, ma una vera e propria banda di nomadi del campo di Via della Scogliera. Sono finiti in manette in 4 Giuseppe Balestra, Giosuè Renar, Roberto Levanovic e Giuseppina Balestra, ed altri 2 sono denunciati a piede libero per i medesimi reati. Almeno 30 i colpi a loro imputabili, e già il 6 agosto scorso Giuseppe Balestra e Giosuè Renar erano stati arrestati in flagranza dopo che avevano impianto l'unotto posteriore di una BMW di alcuni turisti olandesi e rubato un marsupio contenente il portafogli, poi recuperato e restituito ai legittimi proprietari. Stamani in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP Giuseppe Pezzuti su richiesta del DM Fabio Riglio, sono stati arrestati e condotti in carcere tutti i componenti della banda ed effettuate perquisizioni al campo nomadi di Lucca, ubicato proprio nel parco fluviale cittadino, e alle case popolari del Serpentone a Sant'Anna. L'indagine è partita dopo che un poliziotto della sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile che ha condotto la presente indagine, mentre libero dal servizio percorreva un sentiero del parco fluviale mountain bike, aveva sventato un furto che 2 della banda stavano per compiere su un'auto in sosta. I 2 nomadi, non essendosi accorti che il ciclista era un poliziotto, avevano addirittura tentato di investirlo e farlo cadere nel fiume. Si sono registrati invece attimi di tensione questa mattina a Sant'Anna, ma subito rientrati con l'ausilio dei poliziotti e delle volanti. E sempre la cronaca, sono state riconosciute dalle impronte digitali lasciate sul luogo del furto un'abitazione di Viale Europa a Maglia, 2 minorenni, una 13enne e una 15enne senza fissa dimora sono state denunciate e segnalate al Tribunale dei Minori di Firenze perché ritenute responsabili del colpo dello scorso 2 luglio proprio nell'abitazione del Capannorese. Le impronte digitali infatti hanno condotto i carabinieri di Ponte a Moriano alle 2 ragazzine già conosciute dalle forze dell'ordine, foto segnalate in passato, avevano portato via nell'occasione soldi, monili e oggetti in oro per un valore di 10.000 euro, ma le indagini proseguono per capire se le 2 c'entrino qualcosa con i colpi messi a segno lo stesso giorno in alcune attività commerciali della zona. Al momento non sono state comunque trovate dai carabinieri. E cambiamo decisamente pagina, 6 giorni dalla partenza della gara iridata mondiale da Lucca, ecco la prima iniziativa di livello per promuovere la città. Si terrà sabato sera al Teatro del Giglio e vedrà la presenza di Rai 3 e di molti campioni del mondo italiani, ma all'appello ne manca uno, quello dal nostro punto di vista più importante, il lucchesissimo Mario Cipollini. Lucca si riprende un pizzico di mondiale di ciclismo grazie ad una serata evento che si terrà al Teatro del Giglio. Ideata e condotta da Marino Bartoletti per conto di AP Communication, patrocinata dal Comune di Lucca,
porterà sulla TV nazionale anche la nostra città, dopo che l'intera promozione dell'evento ciclistico ha avuto Firenze come sottofondo. Una trasmissione che andrà in onda sabato sera su Rai 3 e che vedrà la partecipazione di moltissimi campioni del mondo italiani, da Ercole Baldini ad Alessandro Ballan, passando per Adorni, Moser, Zaronni, Argentini e Fondayest. Premi speciali in programma per Andrea Bartali e Faustino Coppi e per Alfredo Martini, ai quali verrà donata una particolare borraccia d'argento. All'appello manca però il campione di casa Mario Cipollini, iridato a Zolder nel 2002, un'assenza che solleva più di un punto interrogativo, visto che lo stesso Cipollini si era prestato come uomo immagine per convincere l'UCI ad assegnare il mondiale alla Toscana. Mano a mano che il mondiale si è avvicinato, il velocista lucchese si è sempre più allontanato, tanto che in questa settimana, quella di Toscana 2013, Cipollini si trova negli Stati Uniti. I motivi di questa assenza, che suona ancora una volta come una sconfitta per la città di Lucca, non sono noti pubblicamente, ma il fatto che l'assessore allo sport Massimo Tuccoli si sia scusato personalmente col campione per il silenzio nei suoi confronti nel periodo di organizzazione dei mondiali lascia intendere si sia creata una frizione col comitato organizzatore, quello stesso comitato che aveva pensato per Lucca la sola passerella per la partenza della gara elite, che si è visto annullare la 24 ore del ciclismo, che ha portato 700 atleti per la Gran Fondo, ovvero 1000 in meno rispetto a quella organizzata da Mario Cipollini. E restiamo in tema di ciclismo. Il sindaco Alessandro Tambellini e l'assessore Massimo Tuccoli hanno ricevuto questa mattina a Palazzo Ezzetti il team MTN Kubeka, la prima squadra africana professionista di ciclismo che ha scelto come base europea la provincia di Lucca perché rappresenta una perfetta combinazione di clima e territorio per gli allenamenti degli atleti. La squadra è composta da 15 africani, di cui 9 sudafricani e 6 europei, di cui uno toscano, Christian Sbaragli. Lo scopo della squadra non è solamente quello di vincere le corse, ma rappresenta un progetto importante, quello di permettere ai bambini africani di guadagnarsi una bicicletta per andare a scuola e accogliendo 1000 kg di spazzatura, oppure crescendo 100 alberi fino a 10 cm, permettendo alla squadra di scoprire i futuri talenti africani. Questa iniziativa ha già distribuito più di 40.000 biciclette in Africa. Quest'anno il team ha ottenuto un successo importantissimo anche sul piano sportivo, aggiudicandosi col velocista tedesco Gerald Czolek la Milano-Sanremo. E dalla serata del Giglio alla bella iniziativa del team sudafricano, passiamo a un'altra iniziativa che riguarda comunque il prossimo mondiale di ciclismo: scatti fotografici in bianco e nero o a colori che raccontano la storia del ciclismo a Lucca in Italia dagli anni 20 ai giorni nostri. Lucca e il ciclismo, un secolo a tappe e in giro, di Robert Koch, sono le mostre fotografiche che Provincia e Comune di Lucca, hanno organizzato insieme a Photo Lux Festival, Archivio Fazzi e Foto al CIDE. Lodovico Poschi. Il Giro d'Italia, i grandi campioni e le imprese di tantissimi ciclisti meno noti, le gare che nel tempo hanno toccato la nostra città, i paesaggi e il pubblico. Questi protagonisti delle due mostre, Lucca e il ciclismo, un secolo a tappe e in giro, di Roberto Koch, presentate stamani a Palazzo Ducale, che rimarranno aperte nella sala Staffieri dal 25 settembre al 6 ottobre. Insieme alle mostre è stato presentato il concorso fotografico Scatti Mondiali, promosso da Fotolux, Comune e Provincia in collaborazione con la Nazione. Dedicata ad alcune delle più interessanti edizioni del Giro d'Italia degli anni 90, la mostra In Giro di Roberto Koch è un omaggio ai corridori, ai prodigiosi motociclisti che seguono il giro e permettono a fotografi e cameraman di fare il loro lavoro. Lucca e il ciclismo, un secolo a tappe, allestita nella Galleria Mannati, raccoglie invece scatti provenienti dagli archivi Fazzi e Foto al CIDE. Infine, il concorso fotografico, gli scatti dovranno essere realizzati in occasione dei mondiali di ciclismo durante la tappa da Lucca a Firenze. Il soggetto dovrà essere legato ai campionati e tutto ciò che ruota intorno ad essi. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 4 foto entro il 30 settembre prossimo.
E chiudiamo questa che potrebbe essere una mini pagina del mondiale di ciclismo con una notizia che riguarda invece Capanna. Riprende avvio domani nella sala Paedi al Polo Culturale Artemisia di Trassignano la rassegna di cinema La bicicletta nel cinema, speciale proiezioni libere, promossa dall'amministrazione comunale di Capanno in collaborazione col Cineforum Ezenchiele 25-17 in occasione dei mondiali di ciclismo. Le tre pellicole in programma avranno come protagonista ovviamente la bicicletta. Si inizia martedì 24 settembre, ovvero domani, con la proiezione del film francese di animazione Appuntamento a Belleville. Il ciclo di film proseguirà poi giovedì con All American Boys di Peter Yates, mentre il terzo e ultimo film sarà proiettato sabato sera, è Senza freni di David Koepp. Le proiezioni avranno inizio alle ore 21 e sono ad ingresso libero. E sempre a Capanno è terminata al termine della festa dell'aria dopo due giorni di gare. Ieri sera sono stati decretati vincitori del terzo trofeo aerostatico del comune di Capanno. La classifica finale della gara, specialità caccia alla volpe, ha visto al primo posto il pilota Mirko Maiangoni con il colpilota Marco Giomi, tutti e due capannoresi, che ha ritirato il premio. Sul secondo scalino del podio è salito Pier Giorgio Bogliaccini, sul terzo Giovanni Aimo. A complimentarsi con i piloti vincitori e a consegnare i premi è stato, come vedete nella foto, il vice sindaco Luca Menesini. La festa dell'aria è iniziata venerdì scorso con il Balloon Glow, ha attirato molti visitatori, in tanti hanno preso parte al volo vincolato in notturna sulla mongolfiera del comune. E prima di passare allo sport, una nuova segnalazione per la nostra rubrica di reporter. Per The Reporter ecco una nuova segnalazione di un nostro telespettatore. Nelle foto inviateci si può notare come in via della stazione seconda a Ponte Amoriano nelle ultime settimane siano cresciute piante del tutto particolari. Di acciaio e di colore bianco distano pochi metri dal manto stradale. Ovviamente stiamo scherzando, non si tratta infatti di alberi, bensì di alcuni silos del locale mulino. Il nostro amico si domanda se sia regolare che strutture di questa grandezza, si parla di silos alti almeno 10 metri, possano trovarsi a così pochi metri di distanza dalla strada. Sia chiaro, tende a sottolineare il nostro telespettatore, si tratta di capire se le strutture siano idoneamente realizzate ed in regola con le norme vigenti che di una vera e propria denuncia. Dopo la sigla, la pagina sportiva. E per lo sport apriamo con la Lucchese, arriva grazie ad un rigore dubbio la prima vittoria al Porta Elisa per una Lucchese comunque in crescita, tra i punti importanti e in ogni caso meritati che consentono ai rossoneri di tenere il passo di Massese e Correggese. Nella domenica che segna il ritorno al successo al Porta Elisa, tante sono le cose da raccontare. Dallo stadio semideserto, che anche in una giornata luminosissima e calda mette infinita tristezza dentro, ai silenzi imbarazzanti dei dirigenti, fino all'ingombrante presenza di Guido Pagliuca, che in panchina proprio non riesce a starsene calmo e tranquillo, mandando a quel paese chiunque si trovi a passare di lì, o almeno così gli hanno rinfacciato quelli del Formigine, a cui il tecnico risponde in questo modo. Parliamo di quel signore che l'ambiente di Lucca non regala niente a nessuno, assolutamente. Qui si cerca di lottare come degli animali sempre e a volte ci riusciamo e a volte non ci riusciamo. Quello è fuori discussione. Oggi dovevamo vincere per forza, in un modo o in un altro, ci siamo riusciti attraverso il gioco. Dispiace perché poteva finire 9-0 se non sbaglio la partita, o mi sbaglio, dico male? Battute a parte, ci perdoni mister, compreso quel poteva finire 9-0, la sua Lucchese i tre punti li porta a casa, con un rigore peraltro dubbio che le immagini televisive non chiariscono del tutto, ma legittimato da alcune buone occasioni da gol. Per la gara con il Formigine, bellino sino alla tre quarti, poi del tutto evanescente, Pagliuca decide di rischiare Chianese dall'inizio, e fa bene perché il centrocampista risponde presente, e gettare nella mischia dal primo minuto il baby Riccobono, che si piazza centralmente con Tarantino e Caboni ai lati.
Nel primo tempo il ritmo è basso e i rossoneri faticano a trovare i varchi. Proprio Tarantino catapulta 6-7 palloni in aria, senza esito però. E quando ne arriva uno buono, invece di Caboni c'è Riccobono e l'occasione sfuma. Qualche chance la Lucchese la crea, manca però l'acuto per buttarla dentro. Nella ripresa Pecchioli rileva Riccobono, ma sono gli ospiti a prendere coraggio. La svolta al 16esimo, Tarantino fugge via sulla destra, mette in mezzo un pallone che sbatte sulla spalla di Germano. Rigore dubbio che Aliboni trasforma con freddezza. La Lucchese cresce e prova a chiudere il conto, ma siamo sempre lì. Non c'è la stoccata finale. Finisce allora con qualche patema d'animo, perché Casapieri blinda la sua porta e si sporca i guantoni sull'unico tiro in porta firmato Sarnelli. Giusto così. Dal calcio passiamo al volley. Con estrema soddisfazione da entrambe le parti è stato raggiunto l'accordo che lega Di Luca, Canale 89, alla Nottolini Invest di main sponsor, e anche per la stagione 2013-2014 la nostra emittente realizzerà anche una rubrica specifica dedicata ai colori bianconeri con interviste e curiosità. Anche sul campo sarà creata un'area intervista in cui a fine partita saranno protagonisti tecnici e le giocatrici per raccogliere a caldo le impressioni, le analisi e le emozioni di chi vive direttamente la gara, la cui telecronaca è affidata al collega Massimiliano Paluzzi. Intanto bella vittoria nella seconda giornata del torneo pre-campionato a Sigenia. Le ragazze di Becheroni hanno sconfitto Pontedera con un secco 3-0, una buona occasione per tutti di provare soluzioni, pur in un periodo in cui i carichi di lavoro sono ancora pesanti e la condizione approssimativa. E dal volley passiamo al basket. La pallacanestro Lucca torna da Orzi Nuovi con qualche certezza in più, ma anche con la consapevolezza che si dovrà sudare molto, molto, molto prima dell'inizio del campionato. La pallacanestro Lucca torna da Orzi Nuovi con almeno due notizie positive e qualche piccolo punto interrogativo. Partiamo dalle buone nuove. La prima riguarda Demetrius Conger. Con soli due allenamenti nelle gambe, il newyorkese ha confermato quanto di buono si conosceva sul suo conto. Meglio ovviamente il secondo match contro la Reme a Treviglio, ha dichiarato coach Russo. L'ho impegnato a fondo in entrambi gli incontri per fargli capire nel più breve tempo possibile metro e biteato europeo di impatto del pubblico sui giocatori. Resta il fatto che ancora una volta abbiamo scelto un ragazzo serio con tanta voglia di impegnarsi, così come era Kelvin Martin. Il 23enne può giocare in più ruoli, occupando anche la posizione di guardia in quintetti speciali, così come quella di ala grande se la squadra deve correre. Il secondo aspetto positivo è l'approccio mentale del gruppo, sul quale lo staff biancorosso sta investendo molto. La partenza sprint contro Treviglio, squadra che disputerà la prossima Lega 2 Silver, è stata frutto della voglia dei ragazzi di rifarsi dalla sconfitta in doppio overtime contro Legnano. Ho visto grande coesione dentro e fuori dal parquet, ha dichiarato Russo, e soprattutto vedo giorno dopo giorno crescere la voglia di aiutarsi da parte di tutti. L'unica piccola nota negativa riguarda l'esecuzione degli schemi, che al momento è da migliorare, ma anche qui il coach è fiducioso. È vero, dobbiamo migliorare ed il tempo non ci è amico, ma sono convinto che già questa settimana, quando potremo accelerare in allenamento, riusciremo a perfezionare il nostro gioco. Intanto mercoledì al Palatagliate, ultimo impegno previsto per il precampionato, col ritorno contro l'Africo Firenze, palla 2 prevista alle ore 17. Chiudiamo la nostra edizione di questa sera con una notizia di basket giovanile, ancora un successo di pubblico e di tanti ragazzi appassionati per la terza edizione del Memorial Andrea Bartoli, il torneo di basket giovanile organizzato dalla Libertas Lucca per ricordare il proprio capitano scomparso a soli 17 anni nel novembre del 2010 assieme a Federica Campisi in un tragico incidente sulla via Pisana. Alla palestra Matteotti si sono ritrovati tutti i suoi amici che giocavano assieme a lui in un quadrangolare che ha visto scendere in campo i gruppi Under 19 e Under 21 della Libertas, l'Under 19 della Pallacanestro Lucca e l'Under 19 dello Yes Pisa. Ad aggiudicarsi la vittoria finale è stata l'Under 21 della Libertas
Libertas che ha battuto lo IES Pisa, al terzo posto invece è andato alla Carismi Pallacanestro Lucca che ha prevalso sui coetanei della Libertas. Della Libertas Under 19. Ed era questa la nostra ultima notizia per l'edizione di questa sera. Vi ricordo che tutti i servizi li potrete vedere o rivedere sul nostro sito di lucca.it per la giornata lucchese, sempre aggiornata. Vi rimando al sito luccaindiretta.it. Non mi resta a questo punto che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi un buon proseguimento di serata con i programmi di Lucca.